I carabinieri del comando stazione dei Monopoli hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 10 soggetti del posto, tra cui figurano un dipendente dell'ASL di Bari, in qualità di responsabile del magazzino economale dell'ospedale San Giacomo di Monopoli, un dipendente di una società esterna, ma con funzioni di ausiliario sempre all'interno dell'ospedale di Monopoli, oltre ad alcuni commercianti locali. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività di indagine condotta dai carabinieri di Monopoli già nei primi mesi del 2019 e realizzata anche mediante attività tecniche come intercettazioni telefoniche ed ambientali. In particolare, l'indagine ha permesso di cristallizzare l'appropriazione di beni e denaro di proprietà della ASL di Bari da parte del dipendente infedele, beni talvolta anche rivenduti ad altri soggetti. L'attività ha permesso inoltre di cristallizzare la connivenza di alcuni commercianti locali che si prestavano emettendo scontrini fiscali per acquisti irreali o comunque per importi superiori al reale valore di mercato del bene acquistato, così da permettere al dipendente ASL di impossessarsi della differenza rispetto al prezzo da questo contabilizzato per l'acquisto.